Nella corsa si dice che una scarpa vincente è quella che conquista il cuore, ma anche il cervello del consumatore. E con il lancio delle Glycerin 20 siamo rimasti sorpresi del fatto che l'azienda di Seattle sia riuscita a produrre una scarpa molto simile alle versioni passate, ma al tempo stesso davvero innovativa. E per capirlo, come al solito, partiamo dalle specifiche, sapendo però che il mio mitico coniglio è tornato ed è più brillante che mai. Stiamo parlando di una scarpa di 286 grammi, drop 10, 34 mm nel tallone, 24 mm nell'avampiede. Dal nostro punto di vista, secondo me, è leggermente più pesante rispetto a queste cifre ufficiali. L'aspetto che caratterizza questa scarpa è, come al solito, una tomaia super premium che consente in effetti di avere il piede ben coccolato, sia con un grande spazio nell'avampiede, sia con un tallone molto premium e con un salottino presente nella parte posteriore, la linguetta altrettanto premium, dove tra l'altro si evince che la scarpa è stata prodotta in Vietnam nel settembre 2021, è stata lanciata in Italia da poche settimane e sarà lanciata paradossalmente negli Stati Uniti soltanto tra un mese. Abbiamo comunque apprezzato quella sensazione di comfort data dalla tomaia stessa, ma soprattutto dall'intersuola, che è sicuramente cambiata rispetto al modello precedente. Stiamo comunque parlando di un'intersuola DNA Loft versione 3, intersuola che fondamentalmente ha una mescola azotata, un processo molto complesso, inutile da spiegare qui, ma che di fatto rende la scarpa più morbida, probabilmente più veloce, anche se questa tipologia di scarpa è in effetti pensata per correre i lenti. La sensazione in corsa è assolutamente molto simile a quella delle Hyperion Tempo, anche lì stiamo parlando di un'intersuola azotata, però in quel caso è una mescola DNA Flash. Sappiate che la presenza infinita di mescola nella parte posteriore vi consentirà di appoggiare in maniera lussuosa, sia per chi dovesse appoggiare di tallone, ma anche per chi dovesse farlo di avampiede. Credo che questa scarpa possa piacere alla maggior parte dei podisti amatori. Ho apprezzato anche la presenza generosa di gomma su tutto il battistrada. Stamattina ho fatto le prime prove di corsa, nei prossimi giorni riprenderò sicuramente a correre. La scarpa è davvero stabile, nonostante non sia nella versione GTS. Ritengo che questa scarpa possa piacere alla maggior parte degli aficionados Brooks, che apprezzeranno l'appoggio più morbido rispetto alle versioni precedenti e di conseguenza ameranno le sensazioni che già le versioni precedenti offrivano, ma al tempo stesso anche una maggiore morbidezza. Non credo che si possa correre super velocemente, posso essere smentito. Ad ogni modo, qualche giorno fa ho incontrato il mitico pro depodista, al quale ho chiesto parecchie cose sulla scarpa stessa. Nel video, tra l'altro, troverete anche la nuova lente macro che vi consente di vedere al meglio la scarpa. Più scarpa, meno pro depodista. Voi nel frattempo stay strong, keep running, iscrivetevi al canale. Io, come al solito, vado a bermi un coffee. Andrea, siamo finalmente giunti alla recensione, no, questo non c'entra niente, delle Glycerin 20. Cosa ne pensi di questa scarpa? Ma intanto ciao a tutti. Ha fatto un cambio mescola, secondo me super, hanno creato una scarpa, pensavo più leggera, invece no, però sicuramente al piede è più leggera, non, sempre quella sensazione che mi dà a me, e comunque molto molto ammortizzata. E secondo te, domanda molto facile, a chi sono adatte queste Glycerin 20? È una scarpa per tutti, intanto per fare i lenti. È una scarpa per atleti pesanti perché comunque è straprotettiva. È una scarpa per gli atleti leggeri perché comunque quando si devono fare i lenti va benissimo come ammortizzazione. Qua c'è più ammortizzazione rispetto all'altra scarpa, tipo una Ghost. Sai che si dice sempre che un atleta troppo leggero su una scarpa pesante straammortizzata non va bene. Mi viene in mente la Bondi, che si fa fatica a schiacciare per gli atleti leggeri. In questo caso no, è una scarpa che ammortizza bene anche sugli atleti leggeri. Dal mio punto di vista, Andrea, per me queste scarpe sono adatte a te. Sono adatte a me perché sono un atleta leggero, giusto? E invece per quali distanze le utilizzeresti? Sono scarpe per, secondo me, daily trainer, per i lenti di tutti i giorni, a meno che sono un atleta pesante, quindi sopra i 75 kg, o non si offendano quelli di 75 kg che richiamiamo mediamente pesanti,
in atletica sono pesante anche io che peso 65 kg, quindi figurati te. Sono scarpe secondo me dei lenti normali fino secondo me 18-20 km, dopo diventano un po' pesantine. A meno che solo quegli atleti sopra i 75 kg allora vanno benissimo per fare lenti anche lunghi. Una domanda non così banale, per quali ritmi le utilizzeresti considerando che l'intersuola è cambiata e quindi magari potrebbe destabilizzare gli aficionados? No, fa niente, è cambiata l'intersuola, è diventata comunque, forse hanno messo più schiuma ma comunque hanno contenuto il peso, quindi è una scarpa comunque da lento, è una scarpa per i ritmi da lento, quindi non ci andrei troppo a fare allenamenti tirati come un medio, come dei fartlek. Cioè, il massimo che posso fare è il fartlek del mercoledì pre-gara, quello da 10 volte un minuto, 15 volte un minuto, non di più, diciamo. Secondo te a livello di tomaia come l'hai vista e quanto è cambiata rispetto al modello precedente? È stato un po', l'ero già partito, non l'ho portata. No, la tomaia mi sembra praticamente identica, è cambiato il motivo sicuramente, però è molto cicciosa e morbida. È quel tipo di tomaia per le scarpe da lento, quella molto imbottita che ti dà un feeling di riposo e di comodità a tutto il piede. Invece a livello di tallone come l'hai vista e secondo te questa scarpa è comunque ancora stabile? È stabile sicuramente, molto stabile, il tallone è molto pieno di schiuma, quindi direi che per i nostri amici tallonatori, poi conta che questa qua è una scarpa per tallonatori in generale, è ottima. Invece Andrea, cosa ne pensi di questa intersuola DNA Loft versione 3? E cosa ne pensi rispetto ai modelli precedenti, come l'hai vista? A vedere la mescola così in generale mi ricorda molto quella di Skechers, soprattutto quella che avevano messo sulle Gora Ride, quindi un pochino più dura, è sicuramente più leggera delle versioni precedenti, tant'è che secondo me sono riusciti a mettere più schiuma in tutta l'intersuola, che non è male per niente, secondo me se riuscissero a farla più leggera sarebbe quella top per le scarpe da gara. Peccato non avere a disposizione il modello precedente che abbiamo lasciato a casa, ma cosa ne pensi del battistrada? Secondo te quanto è cambiato e che sensazioni ti ha dato? È cambiata l'intagliatura del battistrada, però fondamentalmente i materiali rimangono quelli. Secondo me potrebbe peccare un pochino di più sul bagnato, non le ho provate perché fortunatamente non ha piovuto e tu non le hai provate perché stai correndo poco. Direi che per il resto invece vanno benissimo, su asfalto e sul brecciolino fanno il loro. Andrea, quali sono secondo te i pregi e i difetti di questa scarpa? Pregio direi che per chi ha sempre messo Glycerin cambia poco, quindi gli affezionati saranno contenti. Un pro secondo me è questo cambio di mescola che è diventato super. Faccio fatica a trovare dei contro perché comunque è una scarpa da vero lento e fa la sua, quindi non voglio fare l'influencer di Brooks, però non trovo dei grossi difetti, al massimo un po' la tomaia poco traspirante per l'estate, ma niente di trascendentale. Sappiamo che Brooks ha una serie infinita di aficionados. Una delle domande che mi sono posto nei giorni scorsi è: siccome la mescola è cambiata, gli aficionados si devono preoccupare oppure vanno sul tranquillo? No, non si devono minimamente preoccupare, secondo me è la giusta evoluzione del prodotto. Erano rimasti un po' indietro, invece questa mescola qua mi sembra che adesso stia al passo con gli altri. Invece Andrea, a livello di calzata, secondo te stesso numero o mezzo numero in più? No, direi stesso numero. Io ho provato il tuo 27 cm, a me costringe soprattutto abbastanza nella zona del collo, però del piede. Diciamo che davanti c'è già un bello spazio col 27 cm, quindi col 27,5 sarà ancora più comoda. Domanda non facile, a livello di durata la porteresti fino agli 800 km oppure in effetti anche qualche chilometro in più? Io la porterei agli 800 km, la nuova mescola sarebbe davvero da provare fino agli 800 se non di più, diciamo che non mi azzardo mai comunque a superarli questi chilometri. Nei prossimi giorni faremo sicuramente ulteriori recensioni Brooks, a condizione che le scarpe arrivino. Grazie Andrea, stay strong, keep running e soprattutto iscriviti al canale. Oh, io non sono iscritto? Sì che sono iscritto. Te, chef in camicia e forse basta, non lo so. Non credo di avere molti canali che seguo. Grazie ancora Andrea, andiamo a berci un coffee nei prossimi giorni, ulteriori recensioni. Ciao, alla prossima. Ciao, alla prossima.